Chiaccia. Voi datemi istruzioni, eh? Un attimo che configura. Puoi anche oscurirti. Lo devo fare io? Penso di sì. Ok. Ma ci quindi senti tu? Sì, sì. Schiaccia knockdown. Il bottone knockdown. Siamo in diretta, ragazzi. Vai, Luca. Siamo in diretta? Sì. Oh, che bello. Siamo pronti? Aspetta, vediamo un attimino. Siamo pronti? Allora. Sono già 7000 followers. Se siamo in diretta. Siamo in diretta. Diretta. Io non... Sai che ci vogliono un po' di 20 secondi. Eccoci qua, sì, siamo in diretta. Ci siamo. Come si fa adesso per condividere, ragazzi? Non lo so. Bella domanda. Guarda insieme. Eccoci qua, sì, siamo in diretta. Ah, condividi, sì, condividi. Come si fa adesso per condividere, ragazzi? Condividi. Abbiamo un ritardo di un quarto d'ora. Guarda insieme. Eccoci qua, sì, siamo in diretta. Tenete l'audio spento, però, se no ci ritorna. Come l'audio spento? Se lo guardate da un altro dispositivo, togliete. Ah, no, io dal telefonino basta. Ma togli l'audio perché sei in diretta, se no ti torna quello che tu dici. Dal telefonino? Eh sì. Vabbè, non torna niente. Bisogna abbassare l'audio. Ah, abbassare? Sì. Bene, bene, bene. Io direi che possiamo iniziare. Sì. Un saluto a Mario Zara. Buonasera. Buonasera. Un saluto ad Alessandro Sugameli. E buonasera. Un saluto a Giacomo Lampugnani. Grazie, buonasera a tutti. Un saluto a Deborah Lombardo. Buonasera. Allora, questa sera è un saluto dal sottoscritto, da Gianluca Fugliano. Allora, questa sera abbiamo un grandissimo ospite. E innanzitutto io farei presentare l'evento dalla nostra capa, Deborah Lombardo. Beh, innanzitutto questo evento, questa diretta è la prima di alcune dirette che faremo sempre al martedì con gli ospiti delle passate edizioni di Vacanze in Musica. Abbiamo intitolata Stories perché vogliamo raccontarvi quello che succede, quello che è successo durante le edizioni di Vacanze in Musica, dalla voce appunto di chi ha partecipato, quindi non solo da noi dello staff, ma anche tutti gli ospiti che verranno qui con noi in diretta, che hanno vissuto gli anni più belli, perché dal 2008, mi pare, se non la memoria non mi abbandona, che questo evento ha vita. E quindi le storie, gli aneddoti, le cose più divertenti, le cose più belle, anche i seminari più belli a cui abbiamo assistito, musicisti, grandi musicisti che sono passati, forse non potremo ospitarli tutti, però cercheremo di invitarli in modo che vengano qua a raccontarci proprio la loro esperienza con noi a Vacanze in Musica. E lascio la parola a Luca, che vi presenta appunto l'ospite di questa sera. Bene, allora io con grande soddisfazione e grande onore vi presento un grandissimo amico, grandissimo musicista e che dire, è grande sotto tutti i punti di vista, soprattutto un grande uomo, Leonardo De Lorenzo. Buonasera a tutti. Quella, ciao. Buonasera. Ciao Leonardo. Buonasera, buonasera. È un piacere vederti. Anche per me. Anche per me, perché... Dimmi, è un grande piacere. È un grande piacere che tu inauguri la prima serata, insomma, di questo evento. Quindi mi sembrava
bellissimo iniziare con un artista così importante come te, visto che comunque di cose ne fai tantissime. Io vi ringrazio. Quindi ci piacerebbe, prima di raccontarti un attimino cosa fai oggi, cosa sei, che già tutti sanno chi sei, comunque proprio giusto, noi lo ricordiamo sempre. Se puoi, insomma, raccontare le esperienze che tu hai vissuto con noi qui alla Vacanze in Musica e che cos'è stato per te Vacanze in Musica. Certo, ma la cosa bella è che poi io e te ci siamo conosciuti proprio così, no? Certo. Se ricordo bene. E io adesso non ho un ricordo precisissimo, ma credo di aver fatto almeno 3, 4, forse 5 edizioni, 4 di sicuro. Sì. E quando Vacanze in Musica si faceva nel Cilento, quindi tra l'altro è un posto molto bello. E insomma, il ricordo di quell'esperienza è stupendo, perché era un campus musicale a tutto tondo, dove insomma c'erano tutti questi ragazzi che venivano per studiare musica, per fare musica insieme. La sera si suonava, c'erano concerti, sono passati, come già hai detto, tantissimi artisti importanti che ho potuto conoscere anche grazie proprio a questo tipo di esperienza, per cui io ho un ricordo veramente bellissimo, molto positivo. Poi Mario Zara, Lambignani, Debora, insomma, sono tutti amici con i quali abbiamo condiviso un sacco di momenti musicali, e non solo, a tavola, sì, ma dai, cioè, per lì la sera, cioè, a me manca molto, devo dire la verità, a me manca questa cosa. Allora, la ricordo con grande piacere. Se tu dovresti consigliare, insomma, a un tuo studente oppure a studenti di altre discipline, lo faresti, non lo faresti? Beh, insomma, come lo consiglieresti? Assolutamente, come l'ho fatto in passato, del resto, perché in passato ho portato anche io delle persone fare questa cosa, questa esperienza, perché avendola vissuta fin dalla prima volta in maniera positiva, ero entusiasta. Poi è bello di poter fare una vacanza, quindi andare anche al mare, quindi fare una vacanza a tutti gli effetti, che però ha dei momenti didattici importanti, per cui si va a coniugare due aspetti della vita di un ragazzo musicista che sono importanti, che lo facciamo anche divertire, però poi si lavora sempre in maniera ludica e creativa. Quindi, insomma, ripeto, io ho un ricordo molto bello di questa esperienza che rifarei immediatamente, quindi la consiglierei assolutamente sì. Ma l'evento non finisce qui, anzi, cioè quest'anno, come tutti noi purtroppo, insomma, visto che non si è potuto fare l'edizione vera, cerchiamo, insomma, di dare delle piccole pillole alle persone che hanno voglia di seguirci in queste edizioni, appunto invitando artisti come te, come altri. E ti posso dire cosa a me è piaciuta, insomma, dalla prima edizione che abbiamo fatto insieme, soprattutto parlando dell'artista, parlando di te. Quando ho avuto modo proprio di conoscere Leonardo De Lorenzo in tutte le sue forme, non solo come didatta, insegnante, ma soprattutto come musicista, ho capito proprio il musicista di spessore, no? Che ho potuto conoscere piano piano, e chiaramente adesso che sono anni che ci conosciamo, cioè, voglio dire, il rispetto è ancora aumentato, quindi è andato ancora oltre, quindi quello che ho visto, quello che vedo e quello che sei oggi mi piace, continua a piacermi, quindi questo
per quanto mi riguarda è uno stimolo step by step. Insomma, hai capito? Mi commuove e mi imbarazza quello che mi dici, perché sai che ti stimo anche io tantissimo. Quindi io mi ci sto cavando due denti. È Mario Zara, giustamente è un ottimo moderatore in questo momento. Ecco, io con Gianluca lo devo dire, perché poi ho lavorato anche in altre situazioni, no? Oltre che nella vacanza in musica, e quindi mi sono sempre trovato bene nelle cose che organizzavo con Gianluca. E questa è un fatto, perché poi ho sempre accettato i tuoi inviti. Quindi, ripeto, per me è stata un'esperienza veramente positiva. Poi, ecco, il fatto di conoscere il maestro Zara è un valore incommensurabile che attraverso la vacanza di musica si è potuto esprimere magicamente, quindi io sono felice di questo. Zara è l'immenso, quindi sì, c'è proprio il nirvana. Benissimo, potete pure fare delle domande al nostro Leonardo. Sì, volevo fare una domanda io al nostro Leonardo. Ma tu nella composizione preferisci gli accordi di dominante o i major seven? No, io sono major seven, mi dispiace. Ah, mi sembrava. Però li altero anche, quindi l'importante è che la settima sia maggiore. Ma Leonardo, volevo chiederti, invece, secondo il tuo parere, la tua opinione da professionista, qual è il bassista con cui ti sei trovato meglio durante le edizioni musicali in cui suonavo io? Il maestro Lampugnani, ovviamente, ma non è il tuo, cioè il maestro Lampugnani, scusami, mi fa di ricordare. No, volevo fare una domanda seria. Adesso spero di farla nel modo giusto. Ho molto rivalutato, tra virgolette, il tuo lavoro, non di batterista, perché già ti conoscevo, ma di musicista. Perché ho sentito un paio di... cioè, mi sei venuto in mente, perché sei uno dei pochi batteristi, credo, in Italia, che è anche compositore. Mi è venuta in mente sta cosa sentendo una diretta dove ho sentito parlare Antonio Sanchez, che appunto metteva proprio al centro del suo lavoro non tanto lo studio della batteria, appunto diceva: io adesso non ho tempo perché sto scrivendo qua, sto scrivendo di là. E allora ho collegato le cose, il lavoro che stai facendo. Mi è scappato un complimento, non volevo, ma no, infatti hai perso subito in un attimo, hai perso i punti che avevi guadagnato. No, diciamo che questa cosa io la spiego spesso, e a me dispiace anche un po', perché a me piace molto studiare lo strumento, la batteria, però poi il tempo materiale che noi abbiamo a disposizione è quello lì. Quindi io poi, come sapete tutti, ho anche una famiglia speciale, quindi devo anche cercare di essere presente anche in altri ambiti. Per cui è ovvio che bisogna fare delle scelte. Adesso, per esempio, in questi giorni sto dando molto spazio allo strumento, perché sono un po' fermo con la scrittura, perché non ho idee. Allora io, quando inizio ad arenarmi, me ne vado e aspetto che arrivi qualcosa. Però poi quando inizio a scrivere posso passare dei giorni senza toccare una bacchetta, perché devo suonare una parola grossa, devo usare il pianoforte per scrivere. Quindi sì, questa è alla fine è un compromesso che bisogna accettare, però poi i risultati sono impagabili, cioè quando tu puoi suonare la musica che hai scritto tu, magari facendola suonare anche a un ensemble. Io adesso ho un disco in fase di deve essere finito, infatti la prossima settimana andrò a registrare nuovamente un pezzo che non mi è piaciuto, non è venuto, lo rifaccio,
ed è un disco quasi big band, è un ensemble quasi big band, con ragazzi molto giovani, quindi è anche divertente perché faccio suonare dei ragazzi giovani, e in più poi ci sono dei cantanti, qui ci sarà Susanna Stivali, in un pezzo suo Tullio Tedisco mi ha omaggiato della sua performance, c'è Daniele Blachier, insomma ci sono vari cantanti molto bravi e ci sono degli ospiti, quindi è un disco veramente articolato. Allora il piacere poi di poter far suonare questa musica in giro va oltre, magari ci perdi un po' in tecnica di batteria, non fa niente, magari sto un po' più arrugginito con lo strumento, però alla fine la musica è mia, no? Come si dice, un pallone è mia, quindi anche quando vado a suonare la mia musica con la batteria nessuno mi può dire niente perché la musica è la mia, quindi non fa niente, però è sì, un compromesso che va affrontato. Sì, no, è una cosa abbastanza anomala nel mondo dei batteristi, almeno. Guarda, io conosco un po' di batteristi che scrivono, siamo pochi, questa è la verità. Però va bene così, alla fine secondo me, poi io non è che, per me è una mia direzione naturale, io ho sempre suonato il pianoforte, ce l'ho da quando ero piccolino, mia madre lo suonava, quindi l'ho anche studicchiato malissimo da adolescente, però comunque ho sempre avuto un rapporto con l'aspetto creativo del pianoforte. Per cui è la mia seconda anima. In realtà il mio strumento preferito è il pianoforte, purtroppo non lo so suonare, quindi poi siccome ho passato tanto tempo sulla batteria fin da ragazzo, diciamo mi viene decentemente di suonare la batteria, però è la mia seconda anima musicale, cioè, ho bisogno di questo ambito che è quello della scrittura. È proprio una cosa che mi serve. Ma tu oggi ti senti più batterista o più pianista? Cioè come... No, io mi sento... No, io sono un batterista. Io sono un batterista e forse anche grazie al pianoforte ho imparato a volermi bene più di prima come batterista. Nel senso che mi perdono anche delle imprecisioni o comunque delle debolezze, delle pecche, chiamiamole così, tecniche, dove però so che posso sopperire in maniera musicale, perché poi ecco, il problema è sempre quello, cioè premesso che io sono un patito della tecnica batteristica, per cui io se posso studiare e imparare cose nuove sono sempre il primo a mettersi in gioco senza nessun problema, anche se so di non saper fare una cosa, proprio perché mi piace imparare, quindi non ho problemi anche a chiedere, mi fa vedere come si fa quella cosa, cioè voglio imparare, quindi per me non è un problema. Però alla fine poi, ecco, tutto quello che noi impariamo lo dobbiamo trasformare in musica, quindi deve avere un senso artistico e musicale, altrimenti non ci serve a niente. Per cui quando dopo tanti anni, ormai ho 55 anni, qualcosa l'ho capito, diciamo così, si iniziano a fondere, no? le tecniche con le idee musicali, deve andare tutto insieme, è un po' un minestrone che deve essere equilibrato, deve avere la giusta sapidità, la giusta consistenza, cioè deve essere tutto equilibrato, non troppa acqua, non troppo sale, non troppo pepe, eccetera, eccetera. Quindi deve funzionare tutto così, per cui la scrittura mi aiuta anche in questo, cioè mi fa sentire più centrato, ecco, non sono semplicemente uno che suona il suo strumento e finisce lì, ho anche delle altre competenze, questo diciamo è una cosa che mi ha sempre aiutato anche per suonando la musica di altri, di terze persone, perché posso dare un contributo un po' più legato a proprio a quello che si sta facendo, ecco. Non semplicemente batteristico. Bene. Riccardo, ma
Oltre a questo, che insomma è già tanta tanta roba, oltre a tutti i dischi, tu sei anche presidente di un'associazione, giusto? Sì, sono presidente dell'isola dei Girasoli, con la quale facciamo concerti ospedalieri. Sostanzialmente andiamo in ospedale, facciamo concerti per i bambini in qualsiasi pediatria. Io non faccio discriminazioni, in genere si dà molto spazio all'oncologia e premetto, mio figlio è stato un paziente oncologico, tutti lo avete conosciuto, Francesco, quindi potrei anche dire così, in realtà per me qualsiasi pediatria ha un valore, perché i bambini in lunga degenza soffrono tutti allo stesso modo. Per cui quando possiamo, in questo momento siamo un po' freddi, però quando possiamo andiamo nelle pediatrie e portiamo un audiolibro che abbiamo prodotto. In realtà ce ne sarebbe un secondo che è fermo da un paio d'anni, ma che quest'anno, tra i buoni propositi di quest'anno, avevo inserito, diciamo, di ultimare questo libro. E quindi regaliamo una copia di questo audiolibro ai bambini che contiene 6 favole scritte da altri bambini nelle scuole che io ho musicato. Quindi, diciamo, questo è il progetto principale dell'isola. Poi, se capita, organizziamo qualche concerto, qualcosa, comunque un'associazione culturale, ma diciamo il progetto per cui esiste l'associazione è quello di portare la musica. Nella zona dove sei tu o anche fuori di qui? No, tutta Italia. Noi siamo stati anche a Ivrea, non sono riuscito a venire a Torino, però per esempio un paio di mesi fa durante il lockdown abbiamo fatto una diretta proprio con l'associazione UGI, quindi diciamo si sono creati dei contatti per cui potrei riuscire a venire anche a Torino. Siamo stati all'Istituto Nazionale dei Tumori, dove Francesco è stato proprio curato, là ci sono andato 2 volte, quindi sono andato a suonare proprio nella ludoteca dove con Francesco ho passato le settimane, i mesi, in agosto o durante Pasqua, no? Mentre tutti, cioè non c'era quasi più nessuno e noi eravamo lì tutti insieme durante le sue terapie. Sono stato, vabbè, tante volte a Napoli, siamo stati a Terni, insomma abbiamo girato un po' di ospedali. Però speriamo sempre di poter andare un po' dappertutto. Noi comunque andiamo in tutta Italia. Tra l'altro, una cosa che mi sono inventato proprio l'ultima volta che sono stato a Milano, e che da questo momento voglio ripetere, è di contattare musicisti del territorio per andare con loro. Perché prima chiamavo tutti i musicisti napoletani, che va bene, però è un costo eccessivo perché è un costo di cui si deve far carico chiaramente l'associazione, quindi portare in giro 5, 6, 7 musicisti liberi diventa molto, molto oneroso. E quindi mi inventai questa cosa l'ultima volta che sono stato a Milano, ho chiamato degli amici milanesi, Michele Franzini, Giusy Consoli, Alex Orciari e altri, e praticamente Rudy Manzoli. E praticamente sono venuti loro a suonare all'Istituto Nazionale dei Tumori, quindi da Napoli mi sono mosso solo io, e questo chiaramente rende tutto più agile, più semplice, quindi da adesso in poi farò questo in qualsiasi città, cioè se venissi a Torino saprei chi chiamare, insomma. Anche bello proprio anche diciamo, la collaborazione. Sì, esatto, io è proprio per quello che lo faccio. A parte che ho tanti amici in tutta Italia, quindi trovo sempre amici che siano disposti a fare questa cosa, anzi, in genere sono proprio i miei colleghi amici che mi dicono: ma quando vai in ospedale, chiamami, voglio venire, voglio partecipare. Quindi in questo modo è anche un bel modo di coinvolgere amici che magari non hanno mai fatto questa esperienza e poi ricreare anche, sì, eventualmente anche delle collaborazioni proprio in questo senso. Quindi è una cosa che io voglio continuare a fare perché ci credo. Ammirevole, ti faccio veramente i miei complimenti. Grazie. Leonardo, tu in questi ultimi anni hai scritto anche molta didattica. Io lo Sì. so, quindi so che hai fatto 3 libri
se hai piacere di parlarci, insomma. Sì, sono tre libri editi da Wake Press, che è un editore di Portici, campano, che lavora molto nel campo della didattica musicale, di batteria, chitarra, basso, cioè di tutto. E i primi in realtà sono due libri di tecnica, un libro che è una raccolta di studi per tamburo che io ho voluto, diciamo, pubblicare, perché insomma avevo questi studi. Tra l'altro anche il titolo di questo ultimo libro è abbastanza goliardico, che si chiama Il tamburo è servito e le ricette di Chef Leonardo, che in realtà insomma è una goliardata, dove ho numerato tutti gli studi, che sono 12, sono 10 più 2 bonus, con cancelletto il numero, e quindi vanno da 1 a 10. E la particolarità è che il numero cronologico corrisponde al tempo, quindi il numero 1 è in un quarto, il numero 2 è in due quarti, e così via. E quindi sono appunto il tempo che c'è scritto, tipo 10 quarti, 10 non è 10 quarti ma è 20 ottavi, oppure appunto multipli, ma comunque siamo. E poi c'è il sottotitolo che indica una sorta di ricetta, una cosa un po' che si rifanno ai filibustieri, ai pirati, ai corsari. Era una sbobba tremenda, la pignatta magica dello chef, cose di questo genere. Però stupidaggini, alla fine sono degli studi di tamburo, di media difficoltà, anche divertenti, insomma. E questo è il terzo libro. Invece i primi due, Snare Drum Exercise Book, volume 1 e volume 2, sono due libri proprio di tecnica. Il primo soprattutto di tecnica meccanica, quindi legata proprio al gesto all'articolazione, quindi a come suonare determinati accenti, in che modo, e il concetto è che noi possiamo suonare accenti, abbellimenti o raddoppi, quelli che io chiamo raddoppi, drums, diciamo, in qualsiasi punto di questi sedicesimi, e ci sono due sezioni, terzine e sedicesimi, terzine d'ottava e sedicesimi. Quindi in queste due sezioni ci sono quattro sticking di base, colpi singoli, colpi doppi, paradiddle e multipli, che possono essere multipli, quattro, nel caso dei 16, esattamente, i quattro sticking. E su questi quattro sticking si articolano tutti gli esercizi delle sezioni. Invece il secondo è più musicale, è proprio una tecnica di fraseggio, è un po' più divertente, perché è tutto lavorato sui flams e sul sistema additivo, quindi si lavora a gruppi, quindi è un po' copiato, diciamo, come idea. Infatti poi io lo dissi a Gary Ceffi, gli dissi: guarda, tu hai ispirato questo libro, gli chiesi anche l'autografo, fu contento, perché venne a fare una masterclass a Avellino qualche anno fa, e io andai con lui e dissi: guarda, io ho scritto questo libro proprio rifacendomi alle due griglie, quindi le ho sviluppate nella mia maniera, però ho preso le sue griglie come base di partenza, ed è un libro abbastanza divertente da suonare. Poi col tempo troviamo tutti i sistemi di interpretazione, con gli allievi al conservatorio ci divertiamo, perché mentre lo studiamo mi esce un'idea, dico: no ragazzi, allora qua mi segno tutto. Infatti c'è un foglio che io sto dando, quando qualcuno mi chiede il libro, in genere io lo faccio comprare direttamente da WakePress, però poi mando questo PDF con i sistemi di interpretazione, che diventano sempre di più. Però è una soddisfazione, perché tu con un solo libro puoi fare varie cose. E poi ce ne ho due che durante il lockdown li ho un po' più che altro elucubrati, li ho strutturati, ma ancora non li scrivo. Ho scritto degli esercizi, tanto per cominciare, ma chissà quando li finirò. È scritto anche il lockdown comunque. No, guarda, io quando appena è arrivato questo blocco totale, sono partito come una scheggia: farò questo, farò quello, farò questo. Ho iniziato a scrivere musica, a comporre, a scrivere sti libri. Poi piano piano i conservatori hanno preso il sopravvento. Lezioni, cioè, ragazzi, le lezioni online, perché non è solo la lezione online,
tu stai quelle 4, 5, 6 ore, 7 ore, dipende la giornata. Io poi ho 2 giorni con il conservatore di Benevento e 2 con quello di Pesaro, normalmente. Però poi ci sono gli altri giorni dove i verbali, metti le presenze, fai un gruppo di questo, fai un gruppo di quello. Poi abbiamo prodotto un sacco di video. Io ho documentato tutto il lavoro dall'inizio ad oggi con video miei e video degli allievi. Quindi edita questi video, scarica video degli allievi, mettili a posto. Io devo ancora finire, io ho preso un hard disk appositamente per loro, perché praticamente ho tipo 50-60 giga di video visionati durante questo periodo, e devo mettere a posto ancora un paio di cartelle. Quindi secondo me arriviamo a 400-500 video senza proprio perdere tempo, cioè così, sull'unghia, tanti saranno. Quindi è stato un lavoraccio. E allora mi sono un po' fermato con il resto delle cose. Però, insomma, sì, secondo me, che poi dire questa cosa su Facebook sembrava quasi offensivo, perché ovviamente tanta gente ha sofferto, tanta gente è morta. Quindi dire adesso ne approfitto per sto chiuso in casa e faccio un sacco di cose, sai, sembrava quasi una sfida, non lo so, sembrava veramente poco corretto. Però in realtà è stato così. È stato sì, così. Un po' per tutti. Io poi vi dico, ragazzi, questa è stata la mia esperienza, quindi a voi lo posso dire perché mi conoscete bene e sapete che non direi mai delle cose, come dire, poco corrette, poco garbate nei confronti della gente. Però io ho conosciuto 2 tipi di galera, no? Quella vera, perché ci ho insegnato, e quindi conosco i detenuti, e anche se in maniera indiretta conosco le modalità che un detenuto ha per passare il suo tempo in prigione, che comunque sono veramente indirette, cioè voglio dire, per quanto abbia visto delle cose, abbia parlato con i detenuti, ci abbia lavorato per tanti anni in carcere, non so nulla, perché no, fortunatamente non ho mai non ho fatto reati e non sono stato mai in galera. Però poi ho conosciuto la detenzione dell'ospedale con mio figlio, e quella l'ho conosciuta per anni, in momenti alterni, e lì, anche se la malattia non ce l'hai tu, ce l'ha un tuo caro in quel momento lì, tu comunque sei parte integrante di quella detenzione, soprattutto se il malato, il tuo caro, è tuo figlio, che è veramente una persona piccola che ha bisogno a tutti gli effetti dei genitori, e quindi decade tutto quello che hai intorno, che avevi in programma di fare, che stavi facendo, decade. E allora, che ne so, quando Francesco era ricoverato all'Istituto Nazionale dei Tumori, mi ricordo che d'estate mia moglie stava con lui in stanza, perché un solo genitore poteva stare in stanza, e io, se gli appartamenti erano vuoti, solo se gli appartamenti erano vuoti, potevo avere una stanza in uno degli appartamenti della Lega Tumori, o se no me ne andavo in albergo. E quindi quelle 2 o 3 ore prima di dormire, in cui ero da solo, leggevo, facevo 2 flessioni, cercavo di fare tutto quello che non ero riuscito a fare durante la giornata. Avevo un libro di lettura ritmica di Louis Berson, che me lo sono, cioè lo conosco a memoria, perché lo studiavo dalla mattina alla sera, cambiavo le pagine, cambiavo le combinazioni, però era sempre qui. Cioè, voglio dire, ho trovato tanti sistemi per far passare il tempo, ma soprattutto per ottimizzare il mio tempo. Quindi, per me il lockdown in questo senso è stato, lo dico con grande rispetto per chi non è stato bene, però per me è stata una vacanza in questo senso qui. Perché al di là della sofferenza dello stare bloccati in casa, soprattutto per il mio figlio piccolo, per Gianmarco, che immaginate un dodicenne che deve stare chiuso in casa, lui è veramente stato in galera. Ma io, al di là del lavoro, che insomma l'avrei fatto in ogni caso, ma ho avuto tutta una serie di tempi morti risparmiati, perché quando io devo andare a Pesaro vado con la macchina, sono 5 ore di viaggio, se io devo andare a Benevento è un'ora di viaggio,
andate e ritorno in un giorno sono 2 ore della mia vita che io passo in macchina, invece in questo caso in 2 ore potrei fare tante cose. Quindi i tempi sono, questi tempi dilatati mi hanno cambiato tante tante cose e io ho cercato di farlo. Chiaramente non tutti affrontano le cose allo stesso modo, ma no, ha cambiato un po', penso, la quotidianità di tutti, in un modo o nell'altro. Quindi... Sì. Mai... Adesso, vabbè, un argomento un po' più ludico. Io ogni tanto ti guardo, ti seguo, ma tu sei anche un cuoco provetto. No. Guarda, io sono un cuoco... A me piace cucinare, però io sono veramente... Sono per le ricette semplici, quelle proprio... da trattoria, proprio facili, semplici, veloci, che tu in mezz'ora devi mangiare. Mezz'ora devi mangiare. Quindi sono tutte cose che devi poter cucinare in poco tempo, buone, saporite, con ingredienti buoni. Poi a me piace molto il pesce, quindi vabbè, io cucino molto queste cose qua, però le paste, i primi piatti, mi piace, sicuramente mi piace. Però non è che sono bravissimo. Beh, guarda, ogni tanto qualche video, qualche foto l'abbiamo... Sì, ma ultimamente non riesco più a postare niente perché mi viene talmente tanta fame, sono sempre così in ritardo che non faccio manco in tempo a fare la foto, capito? Però mi piace, sì. Senti, ma qualche aneddoto curioso che ti ricordi di qualche estate giù a Castellabate? Ma... ce ne sono tanti. Mi ricordo le jam session, mi ricordo quella jam session pazzesca che facemmo, che c'era anche Albert quella sera. C'era Pacciani, c'eravamo noi, tutti c'era noi. C'era anche Giovanni allora. C'era Giovanni. Non ho imparato. C'era il fratellone mio, mamma mia che bello. Che bello, bello. Quella sera fu pazzesca, se ne cadeva proprio, ancora un po' la demolivamo. Quanto è durato quel brano? Ma secondo me 27 minuti, 35 minuti, quanto è durato? Ora è un'ora. Un'ora. No. Io mi ricordo che a un certo punto Mario, cioè non ne poteva più. Ma faceva un caldo pazzesco. Se n'è andato a fumare. Faceva un caldo pazzesco, mi ricordo, quella sera lì. Bello, bello, bello. Beh, quello è uno dei tanti aneddoti, ma poi quando si mangiava insieme a pranzo, la sera, che risate, dai, tutto bello. Oppure quando andavamo poi alla fine a prendere la birretta, sempre anche con Giovanni, a quel bar fuori la fondazione. I bomboloni caldi, la piscina, insomma, e poi il posto era fantastico, quindi... Parliamo della mozzarella, la mozzarella. La mozzarella, lo dice a me, io sono un mangiatore di mozzarella. Ragazzi, ma altro che parlare di musica! io sono proprio... Se non fosse per il colesterolo, io mangerei mozzarella a pranzo, a cena e a colazione. Cioè, ve lo dico proprio, io mi sto attento per via del colesterolo, ma se no mangerei mozzarella come se non ci fosse un domani. Di bufala, chiaramente. Che mi saluta, la nostra Patrizia Fabiani. Ciao, Patrizia. È presente nelle nostre edizioni di... Musica. Ciao Patti, di averla anche in diretta un giorno. Ciao Patrizia. Leo, Patrizia, ma tu ti ricordi insomma, in occasione di un tuo master alla Vacanza in Musica, no? Poi insomma ti avevano chiesto di suonare un brano, non sapevi cosa fare, insomma hai fatto salire Mario e Giacomo. Ti hanno accompagnato, insomma, a suonare un paio di brani. E in quel momento avete fatto un arrangiamento di Smoke in the Water in chiave jazz. E questa cosa qui... Sai che non me la ricordavo questa cosa. Ti ricordi questa cosa qua? Solo io me la ricordo questa cosa qui.
Che no, tu... non me lo ricordo, bellissimo. Oh, una cosa strepitosa, proprio un arrangiamento al volo, mi ricordo carta e penna e suonata subito. Che figata! No, questa cosa qua... Che io me la figo! Non era carta e penna, l'avevo fatto io. L'aveva fatto male. Ce l'aveva tutto qua, il maestro. Tutto qua. No, vedi che se lo ricorda Mario. L'arrangiamento adesso me lo ricordo, ma... Quelli pianisti sono praticoni, è tutto qui. Tenete presente che il tasso alcolico era sempre molto alto durante le jam session. Comunque. Però le abitudini non sono cambiate, in pratica. Anche degli ultimi anni sono quelle. Giacomo, ma uno che non ci conosce, chissà cosa pensa, capito? Pensa bene, pensa giusto. No, una domanda tecnica tra virgolette. Vai. Quanto spazio dedichi tu e secondo te dedicano i tuoi colleghi ad insegnare ad accompagnare bene? Non lo so. Ho capito cosa intendi. Io poi parliamo di jazz in generale. Ah, in generale. Perché per esempio io ho fatto intere lezioni dove cercavo di spiegare come si deve fare un comping, no? Però con una problematica, che quando parliamo, perché nel caso del comping noi parliamo comunque di un momento in cui si cerca di fare una cosa che dovrebbe essere già consolidata, ma in realtà è in divenire in quel momento lì, perché è come il walking del bassista, cioè è pur sempre improvvisazione, no? Allora io spiego sempre che in una ritmica c'è questa interfaccia tra, ecco, per esempio piano, contrabbasso e batteria, dove tutti e tre sono relazionati e suscettibili di cambiamenti, perché se il bassista mette una certa nota va a influenzare il pianista mette un accento in un altro modo e il batterista magari lo accompagna, quindi questo comping è molto mobile, no? È dinamico e quindi per me questo tipo di accompagnamento insomma richiede poi alla fine tantissimo ascolto e concentrazione, però si cerca di farlo capire in questa maniera qua. Invece nel jazz tradizionale, ad esempio, cioè non è che c'è... ci sono, sì, ho capito cosa vuol dire. Assolutamente sì. Però diciamo anche lì l'interplay ha una sua connotazione e importanza che va considerata. Quindi ovviamente bisogna sapere cosa si potrebbe suonare, non cosa suonare, perché cosa suonare non lo puoi sapere, nel senso che tu parti, cominci, però appunto c'è sempre un'interazione che rende tutti i musicisti della ritmica, dovrebbe renderli guardinghi e pronti a recepire, ad ascoltare. Invece un accompagnamento un po' più, diciamo tra virgolette, pop, è più legato a una questione di gusto e di groove, e anche lì però si può lavorare. Io per esempio adoro utilizzare le spazzole per questo tipo di lavoro e di insegnamento, e mi piace molto farle utilizzare appunto in maniera non tradizionale, quindi non swing, ma dove si possono creare dei groove e delle sonorità, degli effetti molto interessanti. Quindi in questo senso lavoro molto con i ragazzi. Però è il mio lavoro, poi gli altri non so come... Sì, Lorenzo, sai una cosa che ho notato facendo musica d'insieme? Che a volte i ragazzi hanno difficoltà a equilibrare i suoni dello strumento. Per esempio, non tengono bene conto dei bilanciamenti tra cassa, rullante e charles. Assolutamente. Sì. Secondo me è importante proprio lavorare anche su questo concetto. Assolutamente sì. Il balance è una delle è uno degli aspetti che io tocco sempre. E anche lì, no, certo che non lo è.
perché anche lì cambia poi in base a quello che devi suonare, perché se stai suonando swing, allora il piatto ha un'importanza, il rullante un'altra, la cassa ci deve essere ma non deve rompere, non c'è, cioè ci deve essere ma è come se non ci fosse, e il Charleston si deve sentire. Allora tu devi spiegare questa cosa. Se suoniamo pop o comunque con un groove che ha una valenza un po' più moderna, allora cambia tutto l'aspetto. Allora lì, anche lì, va spiegato, va insegnato, ma poi gli allievi, i musicisti in generale, dovrebbero fare un grande lavoro di ascolto, innanzitutto dai dischi e poi da se stessi. Registrare. Quando io suono, ma anche in tempo reale te ne accorgi, perché se in tempo reale già tu ti ascolti e non stai semplicemente lì come che bello, che figo, ma stai attento a quello che stai suonando e cerchi di capire cosa sta succedendo, già là ti rendi conto che probabilmente suoni troppo forte la cassa, suoni troppo piano il Charleston, il rullante non è sempre regolare e quindi colpi non solo in termini dinamici ma anche di suono, no? Magari una volta suoni in centro, una volta suoni più qua sul bordo, quindi questo cambia tutto. Allora io dico sempre questo: se volete sporcare il suono dovete essere consapevoli, cioè una volta che io so suonare in un certo modo come una macchinetta perché ho imparato a bilanciare tutto, dopo voglio cambiare, lo decido io, ma sono consapevole, è una scelta, non è una roba che mi esce tanto perché è così, è istintiva e io non so fare il contrario. Questo è importante e questa è una cosa sulla quale io punto molto quando insegno, proprio perché secondo me fa la differenza. Noi a volte sentiamo dei musicisti che sono anche bravi tecnicamente, però c'è qualcosa che non funziona, è proprio quello, è il suono generale, il suono dello strumento, e quindi il balance fa una grande differenza. Però quando parliamo di studenti, questo è un mio pensiero, io sono sempre dell'idea che bisogna uscire dal modo accademico a portarli proprio alla musica. Cioè, certo. Questo non è così immediato, cioè, visto che no. Comunque... E quando noi facciamo musica d'insieme con dei studenti, cioè loro lavorano con un programma accademico, poi si trovano in palestra a suonare e lì si fa. E lì arrivano gli schiaffoni. Arrivano gli schiaffoni. Perché, quindi, certo. Cioè, se non fai pratica, c'è cioè, tutto quello che si studia sui libri, mi dispiace, cioè, possiamo avere una vita. Quindi sono tutte cose giuste. Quello che ci diciamo sono tutte cose giuste, ma anche la domanda che ti aveva fatto prima Mario. Cioè, è chiaro che noi insegnanti di batteria cerchiamo di essere, voglio dire, dei docenti generici, quindi gli diamo un'impostazione, c'è tutta la parte della tecnica e poi dai anche il giusto insegnamento come portare il tempo. Poi, assolutamente. Voglio dire, tenete in considerazione che ogni individuo ha un suo tempo. Cioè, Ma questo non è un problema, perché lo sappiamo. C'è chi, io per esempio suono sempre un po' avanti, no? Difetto, tra l'altro. Io sono portato ad accelerare, però è una cosa che io conosco di me stesso, quindi se so di doverla controllare... Potrebbe anche essere un pregio questo. Cioè, sì. Dipende dal contesto, no? Dipende dal contesto. Assolutamente. Però quello che dici tu è importantissimo, perché ed è quello su cui batto moltissimo io. Tornando al discorso del disco di prima, l'orchestra a cui facevo riferimento è un'orchestra laboratorio, dove è ovvio che vengono ragazzi che già sanno suonare in un certo modo, ma comunque suonando quegli arrangiamenti, suonando determinate cose, fanno un ulteriore step anche didattico, perché si ritrovano a suonare repertori non proprio semplicissimi e a provare e a riprovare. Questo fa bene a loro, fa bene a me. E quindi è un momento in cui a me serve per aggiustare magari delle cose di scrittura, capire anche meglio delle dinamiche relative a un grande ensemble. Ai ragazzi fa bene perché
fanno scuola, e un sacco di loro mi ringraziano, perché che bella questa cosa, è un'opportunità, per me è un piacere, perché ovviamente comunque sono ragazzi che già hanno un loro talento, perché un minimo, diciamo, sindacale ci deve essere, se no. Però il discorso che fai tu si può fare anche in maniera più semplificata, quindi con dei gruppi più piccoli, e farli suonare in un certo modo. Le jam session, perché si dice sempre andate alle jam session? Anche lì si imparano tante cose. Una sera sbagli, una sera ti fanno pure il cazziatone, cioè capita di tutto, però alla fine sono quelli gli errori che vengono memorizzati e che sono formativi. Io ho sempre imparato, fatemi dire la parola, dopo date il beat, dalle figure di merda. Se tu fai un errore, la figura di merda te la ricordi per tutta la vita. Allora, quando suoni bene, te ne accorgi mai. Invece, quando suoni una schifezza, dici, madonna mia, che schifo, che io non sono... Io faccio schifo, ti guardi allo specchio, ti prenderesti a schiaffi. Quella sera lì è talmente deprimente che tu non la dimenticherai mai. Allora, o non suoni proprio più, può capitare anche questo, io spero di no. Oppure il giorno dopo ti svegli e dici, no, ce la devo fare. E vedi dove, in che modo devi migliorare. È così che funziona. Io mi ricordo, suonando una tosca, a un certo punto, non mi ricordo alla fine di quale degli atti, dovrebbe essere il secondo, no, o il primo o il secondo, non mi ricordo. Comunque c'è un rullo che dura 4 misure, lentissimo, con una dinamica super bassa, la prima misura forte, il resto bassissimo. Io feci una figura proprio bruttissima, cioè feci sto rullo che faceva schifo, e io mentre lo suonavo mi schifavo da solo, dicevo, ma questo rullo fa schifo, io faccio schifo, non so suonare. Dopo che studiavo da anni, mi consideravo, sai, bravo, da quel momento ho ripreso tutti i libri di tamburo classico per capire come il suono, cosa potevo migliorare, e mi sono impegnato solo su quella cosa lì, perché quella cosa lì faceva schifo. Però se non avessi fatto la brutta figura suonando in pubblico una cosa così importante, magari non ci avrei mai pensato, e ancora oggi sarei convinto di fare un bel bass rock, un bel press rock. Invece non è così, dopo ho imparato, quindi e di altre figure ne ho fatte, quindi se so suonare un po' è perché ho fatto un sacco di brutte figure. Io sono la somma delle mie brutte figure. Allora, così per tutti, che filosofia. Ecco, almeno mi posso rincuorare. La scuola migliore. È la scuola migliore. Allora, ecco, i ragazzi devono avere, purtroppo il problema, invece sapete qual è, che è molto triste, che noi che siamo ormai più grandi abbiamo avuto la possibilità, l'opportunità di farne queste pessime figure, perché avevamo più spazi, più strutture in cui infilarci e fare delle cose. Oggi i musicisti sono sempre di più, ma parliamo per l'Italia, poi non lo so gli altri paesi, però sicuramente in Italia va così, però le strutture, i luoghi in cui aggregarsi e suonare in maniera anche più dilettantistica, diciamo così, però per provare, non ci sono. E quindi questi ragazzi dove devono andare a suonare? Questo è il problema, secondo me, gravissimo. Perché le scuole ci sono, i conservatori ci sono, master, campus di formazione, c'è tutto quello che serve per diventare bravi in ambito accademico. Però poi ci manca la strada, ci manca la sporcizia, ci manca il resto, no? E quello dove lo andiamo a prendere? Ho notato anche un'altra cosa, cioè che i ragazzi di oggi studiano un pochino e poi si ritengono già imparati, come si dice. E quindi il bravo, 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 il complimento degli amici ovviamente, lo prendono come io ormai non ho più bisogno di nessuno. Ma questo non solo i giovani. Sì. Beh, guarda, secondo me... La curiosità che avevamo noi è diversa. Adesso vogliono tutto e subito.
Cioè adesso basta guardare un tutorial di batteria e sanno già suonare la batteria. Guardo un tutorial di canto e sanno già cantare. Cioè, mi sembra che siano pochi quelli che veramente studiano. Sì, E no. però in parte. Io credo che, ecco, allora, adesso ti dico un aneddoto di quando io avevo 12 o 13 anni, abitavo a Milano e studiavo da un maestro di cui non farò il nome, che dopo 2, 3, 4 mesi, non mi ricordo, io veramente andavo a fare lezioni proprio a prima vista, cioè io non studiavo niente, quindi ero uno scapocchione di serie A. Perché a me piaceva suonare, quindi mi rompevo e fare soltanto così le letture. E questo dopo 2 o 3 mesi si scoccia, mi dice: senti, comunque tu non venire più da me, io non ti voglio più perché tu non sei portato per suonare la batteria. Tu non suonerai mai la batteria. Io là per là me la presi, devo dire la verità. Però ecco, siccome forse era anche un po' sovrastimato perché mi riusciva bene di suonare, dissi, sto scemo, non ci sono andato più e ho continuato a suonare. Fortunatamente, perché se fossi stato un po' più debole psicologicamente, io non avrei suonato più. E quindi questo per dire gli errori che possono fare certi insegnanti. Poi dopo un po' di tempo chiamai Tullio perché ebbi il numero di Tullio dove volevo andare a scuola, ma è morta mia mamma, quindi non me ne sono proprio andato da Milano e ho avuto tutto un altro percorso. Però cosa voglio dire con questo? Che tornando al discorso che faceva Deborah, questa cosa la facevamo un po' anche noi, che dopo un po', se eravamo bravini, già eravamo convinti di saperne chissà quanto. Alla fine io credo che un po' sia anche una questione di sensibilità personale, cioè se uno veramente vuole imparare cose e vuole diventare un'eccellenza, non si può barare. La musica è come lo sport, cioè non puoi essere un grande centometrista se non ti fai un culo così e non ti alleni dalla mattina alla sera. Quindi la stessa cosa vale se prendi la tromba e vuoi diventare bravissimo o la batteria o il pianoforte o quello che è. Quindi io credo che anche questi qui sappiano in cuor loro che devono studiare. Poi ci sono i sovrastimati, ci sono sempre stati, e quelli, vabbè, è un po' come si vedono anche questi ragazzi che vanno a fare i talent, no? Che sono dei miracolati, che già stanno lì, stanno cantando davanti a tutta Italia, e poi uno gli dà un mezzo consiglio. Il mister non mi ha capito, il coach non mi ha capito, io sono Brescia, ma che stiamo dicendo, ragazzi? Stiamo E quella scherzando. è la malattia Qua proprio si tocca però. proprio. Che È la dici, malattia di scusami? oggi, perché noi sì, anche noi abbiamo avuto le nostre, ovviamente, però io sono convinta che noi sei oggi stiamo ancora studiando. Io ho studiato oggi tutta la mattinata. Io ho studiato tutta la mattinata Questo perché. Clara che lo vedo crollato, non c'è più. No, ecco. Cioè io Eccolo qua. noi abbiamo ancora curiosità di imparare Assolutamente. nuove cose La da voglia. fare. Questo lo vedo poco nei giovani, lo vedo veramente poco. Pensa che io durante il Covid ho acquistato 5, dico 5 metodi didattici. 5. Io Non so quando avrò il tempo di studiarli, però li ho comprati. sì. Io ho studiato solo pianoforte, quindi. Io ragazzi, è 2 anni che Io ho studio preparato poco. 6 esami, quindi siamo a posto, va. Alla fine. In 2 mesi. No, però sì, questa cosa dei ragazzi che purtroppo sai che cos'è? Ecco, quando studiavamo io, Gianluca, Mario, sicuramente abbiamo fatto lo stesso percorso. Cioè io oggi, no, che ho 55 anni, a volte mi commuovo vedendo il libro nuovo e vedendo la copertina dei libri sui quali ho studiato, che però non erano i libri, ma erano le fotocopie sbiadite in inglese. Io oggi trovo la versione in italiano tutta bella patinata, tutta, e me la compro e mi fa una cosa qua, perché dico, cavolo, io ho studiato su questo libro e adesso ce l'ho finalmente, capito? Per me è una cosa di,
emozionantissima. Allora che sto dicendo? Che ai tempi nostri tu avevamo 4, 5, 6 metodi e quelli erano e ce li siamo fatti sotto sopra tutti quanti. Oggi hanno YouTube, Spotify, iTunes, ci sono Vimeo, cioè solo tra piattaforme video e audio c'è l'impossibile, cioè quello che io a volte, ragazzi, non so che musica ascoltare la sera, non lo so, perché non so scegliere. Sì. Allora immagino questi qui che hanno tutta sta roba a disposizione, però poi, ecco, il problema è saperne fare un buon uso. E lì ci vuole la guida, perché io trovo che la tecnologia sia fantastica, cioè io non sono contrario alla tecnologia, io sono il primo a utilizzarla e sono super informatizzato, mi piace, porto l'iPad a scuola, i video, condivido video con i miei allievi, abbiamo la chat, mando video, guardatevi questo qui, guardatevi qui, però ci vuole una guida, secondo me. Leonardo, ti faccio io una domanda, no? Visto che tu oggi, oltre al musicista, sei un docente. Quanto è cambiata, cioè, la didattica, cioè, rispetto a quando tu eri uno studente? Leonardo studente, Leonardo docente. Quindi allora innanzitutto... Sì. Prego. No. Allora, innanzitutto stiamo parlando di un gap di ormai 40 anni, perché io ho iniziato a studiare a 10 a Milano dal maestro Tenzi, che ero piccolino, poi sono andato dall'altro maestro di cui non ho fatto nome, e poi a Napoli. Chi è? No, non credo. Tanto perché... lo sanno tutti chi è. No, sto scherzando. io quando l'ho nominato non è che lo conoscessero tanto, quindi vabbè, comunque insomma. Di là di questo, e poi a Napoli ho avuto varie esperienze con Claudio Romano, con Silvano Del Pesce, amici, insomma, con i quali ho anche intrapreso un percorso didattico. Cosa voglio dire con questo? Che uno impara dopo ad utilizzare la didattica che è stata un po' utilizzata con se stesso quando era allievo, no? Quindi come hai imparato le cose così le spieghi. In realtà insegnare dovrebbe essere un mestiere che va imparato a parte e in continuo aggiornamento, perché quello che so fare io lo devo spiegare a un altro allievo, glielo devo far capire e devo utilizzare dei sistemi anche un po' personalizzati, perché non sono tutti uguali, no? Quindi l'argomento, il materiale magari è quello lì, però c'è uno che ha delle attitudini e quindi lo capisce in un modo, un altro che ha altre peculiarità e lo capisce in un altro modo. Allora col tempo, con l'esperienza, si impara ad essere un po' più tridimensionali, quindi a spiegare le cose in più modi, in più modalità. Da quando però sono in conservatorio ho rivisto totalmente la mia didattica, perché lì subentra un altro discorso. Innanzitutto qui io faccio un discorso più specialistico, perché faccio jazz e quindi insegno in quel modo lì, quelle cose lì. Ma anche la modalità e il programma sono relativi a 3 anni del triennio e i 2 anni del biennio, quindi in 5 anni, diciamo, se un allievo fa tutto il percorso, io devo mettere questo allievo in condizione di suonare in un determinato modo e di acquisire tutti i materiali che io sono in grado di dargli. Questa cosa non è affatto semplice, perché il programma è immenso, quindi veramente c'è tanta roba da fare, e le modalità in cui utilizzare tutti i materiali sono a loro volta infinite. Quindi ho imparato insegnando, ho imparato a insegnare e ho dovuto reimparare a insegnare. Questa per me è una cosa incredibile, perché non solo mi ha potenziato sotto l'aspetto del docente, ma anche sotto l'aspetto dell'allievo che io continuo ad essere di me stesso. Perché
sto ancora oggi sto rivedendo delle cose che io ho studiato 20 anni fa, 30 anni fa, e le sto rivedendo in altre modalità, quindi questo è tutto a mio vantaggio, oltre che per il discorso della docenza, è proprio il mio vantaggio come allievo. Quindi se, non so se sono stato esaustivo nella risposta, però il discorso della docenza oggi rispetto a 40, 30 anni fa, 25 anni fa, per me è enorme, cioè c'è una differenza incredibile, incredibile. Poi, ecco, come anche tu Gianluca sicuramente, ma poi tante cose le abbiamo anche viste insieme, no? Lavorando insieme, però voglio dire, sicuramente da ragazzo sei andato anche tu a fare il seminario, che ne so, con Peter Eskin, con questo, con quell'altro, eccetera. E a volte, sai, magari l'hai pensato, no? Dici, cavolo, questo in 2 ore ha fatto vedere un solo esercizio. No, è capitato a tutti noi, no? Anche magari a Mario che, non so, seminario di piano, viene il pianista famoso e vi dice, no ragazzi, però... E tu dici, ma che 2 ore questo... No. Invece poi quando vai a ragionare a ritroso, ti rendi conto che quell'esercizio è talmente immenso nella sua importanza che è un esercizio solo, ma tu te lo puoi girare e rigirare in varie modalità, no? Allora è importante guardarsi attorno in questo senso, perché si apprendono tante cose innanzitutto e si migliora il proprio modo di insegnare, ma si può migliorare anche il proprio modo di imparare, che è importantissimo. Quindi io dico sempre questo, faccio sempre questo discorso con gli allievi, io sono qui per darvi fastidio, io lo dico in un altro modo, però adesso non voglio essere volgare, perché devo farvi pensare, cioè io ti devo dare l'esercizio, però tu devi pensare, e nel momento in cui tu pensi, tu rompi le scatole a me e mi metti in difficoltà, nel momento in cui mi metti in difficoltà fai tu pensare a me. Quindi è uno scambio continuo, è un circolo continuo di scambi di informazioni e di interazioni che arricchiscono l'allievo ma anche il docente. Questa è una cosa fantastica, cioè, secondo me questo dovrebbe essere sempre il modo di insegnare. Grandissimo, beh, sì. Grande, grande. Guarda, io intanto... passerei saluti e ringraziandoti di essere stato con noi questa sera. Grazie. Ringrazio io voi perché mi ha fatto piacere rivedervi tutti insieme, così mi dispiace che non ci possiamo fare la birretta insieme, ma presto succederà. No, speriamo di averti ancora alla Vacanza in Musica. Ma con piacere, aspettando Leonardo. Aspettando Leonardo nel 2021, cioè. Magari, ma sarebbe sì, molto bello. Un'altra pubblicazione. No, con piacerissimo, assolutamente, lo sai. No, le tue pillole sono sempre piacevoli da ascoltare e poi hai veramente tanto da dire, quindi è un piacere ascoltarti, è un piacere sentirti suonare, è un piacere sicuramente passare un'oretta a lezione con te, quindi... Noi non possiamo che invitarti nuovamente all'evento del 2021. E io verrò con piacere, lo sapete già, quindi sono prenotato. Sei dei nostri, come si dice? Sei dei nostri. Ma lo sono sempre stato, quindi su questo non c'era manco bisogno di dirlo. Bene, intanto approfitto anche per ricordare chi è ancora collegato l'appuntamento di martedì prossimo con un altro ospite gradito che ha fatto parte della Vacanza in Musica, dei primi eventi, proprio quelli in cui anch'io sono entrata a far parte del gruppo, che è Dario Chiazzolino, chitarrista. Mamma mia, Dario. Dario è l'amore mio, io lo seguo su Instagram. Dario è una persona, a parte che è simpaticissimo, sempre gentile per me, ma poi sta facendo una carriera incredibile, un chitarrista pazzesco, quindi veramente... Siamo veramente contenti di averlo appunto avere con noi. E Dario è una delle persone che io ho conosciuto in Vacanze in Musica, tra l'altro, quindi vedi, Vacanze in Musica ha messo insieme poi tutta una serie di incontri
Allora cosa faremo? Lo lancio qui adesso, eh? Magari nell'ultima puntata sarà dedicata a un rendezvous di tutti gli ospiti che Ma sono bellissimo. passati in queste dirette, così vi saluterete, vi scambierete tutte le cose Bello. belle che abbiamo vissuto in quegli anni. Assolutamente bellissimo. Bene, e niente, grazie anche ai maestri che sono stati Grazie. con noi. Maestri, grazie, veramente, veramente. Grazie Io a te, Leo. sono felice di avervi rivisti così, ecco, tutti insieme, perché tanto ci seguiamo su Facebook, sì, Assolutamente. però così è diverso. Insomma, è stato veramente bello. Grazie maestro. Saluto a tutti. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie delle belle emozioni questa sera e vi ringrazio e che dire, a presto. Alla Ciao a prossima. tutti. Arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.